Ormai non è neanche più una novità. Lo sapete benissimo che a me piace mangiare e mi piace mangiare il cibo piccante, nonostante comunque io abbia perso 20 kg. E sapete anche che mi piace girare per Chinatown e comprare ramen e noodles di ogni tipo, ma soprattutto piccanti, tra cui ho anche comprato il curry, cosa che già vi ho mostrato. Mamma mia, non vedo l'ora di rimangiarla sta roba. Ma non è di questo di cui voglio parlarvi oggi. Oggi vi voglio mostrare uno di questi quattro. Sembrano tutti quanti molto buoni, soprattutto questo che c'è scritto Shin, per dire. E tra l'altro sono anche abbastanza famosi. Molti di questi li avevo già visti in video di altri youtuber, soprattutto questo. Questo l'ho visto in molti mukbang. Ma quello su cui voglio soffermarmi oggi è quello di Jiraiya. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Era da un bel po' che non facevamo un episodio di questa serie, me ne rendo conto. Ma come tutti ormai saprete, ormai per più di un anno siamo rimasti quasi tutti chiusi in casa e andare a prendere queste robe a Chinatown purtroppo era impossibile. Ma ora che ho avuto la possibilità di tornarci, questa roba qui mi ha ispirato soprattutto perché ce n'erano di quattro tipi di questo qui di Naruto. Rispettivamente erano Naruto al manzo, Sasuke al pesce, Kakashi al pollo e Jiraiya piccante. Effettivamente ne capisco anche la scelta. Quindi è già mezzogiorno passato, andiamo a prepararlo che ho fame. Questo infine è come si presenta il nostro ramen di Jiraiya, con sopra l'erba cipollina secca, i semi di sesamo e le due salse piccanti, che alla fine erano la stessa, solo in due buste diverse. Potevano fare una busta unica, però vabbè, dettagli quello. Per dargli anche un po' di colore extra, ho messo io personalmente un po' di peperoncino, ma quello spero che non cambi il sapore finale di tutto quanto. Prendiamo una bella manciatona senza esagerare. Ho detto senza esagerare. Ecco fatto. Se si sente il piccante, eh? Buono, decente, bello corposo il sapore del piccante, che è ciò che molto spesso a me delude di questi noodles istantanei. Questo a differenza di molti altri, non dovevi buttare tutti gli ingredienti dentro tutto assieme, ma uno alla volta. Il piccante effettivamente, come ho detto, ti rimane in bocca, lo senti anche nel naso, e io in questo momento ho il naso tappato e mi si sta stappando ed è una liberazione. E il sapore non è troppo acido, è buono, si sente e non ti dà troppo fastidio secondo me. Buono. Prima di finire il mio piatto voglio dargli il voto. A livello di sapore, devo essere sincero, non sono i classici noodles che puoi trovare anche al supermercato. Sono un filino più spessi, il loro sapore è decente. Non c'è grande condimento, a parte appunto l'erba cipollina, la salsa e i semi di sesamo, che appunto il grosso sono sia i noodles che la salsa, perché li senti entrambi. Quindi a livello di sapore a questo qua do un 7,5-8, diciamo 8, perché è molto buono. Ma soprattutto per il prezzo che l'ho pagato, ovvero 1,50€, è perfetto. E ora passiamo al livello di piccante, non prima di un altro assaggio. A livello di piccante si sente, lo sento io che appunto amo il piccante. Non è esagerato, ma non è per tutti ovviamente. Capisco anche perché abbiano messo Jiraiya. Non è esagerato, come dicevo, per me, ma per una persona normale questo lo sentirebbe tutto. Quindi a livello di piccante penso che gli do un 7. Un 7 bello buono. Oh, ti rimane veramente in bocca e in naso sto sapore, eh?
Anche perché non posso dire che sia colpa del peperoncino che ho messo, perché è peperoncino da cucina, una roba che usa mia madre proprio giusto per dargli colore l'ho messo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!